Buongiorno, benvenuti all'argomento. Chi non ha giocato almeno una volta a fare la guerra, da bambini o da più grandi, a competere fra squadre, fra gruppi e a organizzare delle azioni, delle missioni di guerra? Bene, esiste proprio un'attività sportiva che si chiama il softair, che si occupa proprio di questo ed è accomuna delle persone che hanno la passione per le azioni militari, sempre nel massimo rispetto della natura degli avversari, ed è un modo per stare insieme, per vivere un'esperienza particolare, per imparare la strategia, fare gruppo, fare squadra e divertirsi. Ci sono tantissime persone in Italia e nel mondo che si dilettano in questa attività sportiva e ce ne sono tre gruppi su Cosenza proprio che si dilettano a giocare allo softair. E abbiamo oggi i rappresentanti di un'associazione che si chiama War Game. Sono il presidente Simone Longo, buongiorno e Buongiorno. benvenuto. E benvenuto anche a Francesco Chianelli, che è un socio della War Game, che poi ci parlerà di un altro evento del Rocktaract, una partita di beneficenza che abbiamo già trattato qui su Telestars, ma torniamo volentieri a parlarne nel corso della giornata. Allora, parlo subito con il presidente Longo. Avete presentato qualche giorno fa, il 9 aprile, un documentario Alconi di Cosenza che racchiude un po' tutta la vostra attività. Tra poco partirà il campionato regionale, siete pronti, siete carichi, però avete presentato Alconi ed è stato un momento istituzionale molto importante. Questo DVD che fra il serio e il faceto presenta tutta la vostra attività. C'è un demo che fra poco Amedeo Scarpelli dalla regia ci mostrerà con le immagini delle vostre azioni militari ed è un gioco, come dicevo, che aiuta pure a conoscere le zone della provincia di Cosenza molto molto carine, molto interessanti. Lo sport è già particolare di suo. Spesso veniamo scambiati per paramilitari alla fine. Però facendo questo documentario non abbiamo fatto altro che dimostrare come intanto è uno sport vero e proprio, in cui si fa, come dicevi tu prima, si fa gruppo, ci si diverte, si scopre la natura. Il CONI ha riconosciuto questo sport, ci ha appoggiato il presidente Pino Abate, presidente provinciale di Cosenza, ci ha permesso di proiettarlo presso le sale del CONI. E abbiamo voluto raccontare quella che è la nostra realtà, cosa facciamo quando andiamo a giocare domenica, perché ci vestiamo militari, cosa sono i nostri fucili, perché comunque sono dei giocattoli alla fine, per la legge italiana sono dei giocattoli. E abbiamo voluto far vedere cosa siamo alla fine dei conti e cos'è il nostro sport. Anche perché lo riconoscete anche, leggevo il vostro DVD, ci sono dei pregiudizi nei confronti di questo sport, quindi è giusto farlo conoscere per estendere chiaramente questa passione a più persone che magari non lo conoscono ma avrebbero voglia di provarlo e spazzare via i pregiudizi. Poi parleremo anche delle differenze che ci sono in Italia sulla regolamentazione per quanto riguarda i proiettili che si utilizzano. Cominciamo dai pregiudizi, siete avversati da qualcuno? Più avversati no, già chi ci vede per strada la domenica mattina quando andiamo a giocare, perché lo sport si svolge prettamente di domenica, ci vede vestiti come? Come dei militari, con qualcuno con le facce pittate, qualcuno con tutto imbardato, con gilet tattici o finte granate addosso. Già solo per quello chi ci vede pensa che siamo degli Dei esaltati, dei guerrafondai. guerrafondai. Quando invece la stessa cosa è quando uno va a giocare a calcio, si mette una divisa da calcio. Sì, Quella è noi la nostra divisa, alla magari cose fine inutili come i parastinchi quando si gioca invece fra scapoli dei conti. ammogliati, voi usate altri paramenti, però fa parte dell'abito. Quella, ecco, non è altro che una divisa con cui noi giochiamo. Come dicevi tu prima, il nostro non è altro che un guardie e ladri per ragazzi un po' cresciuti. Eh sì, in effetti è un gioco, dobbiamo riconoscere che tutti da bambini abbiamo giocato, avendo gli spazi a disposizione, perché naturalmente nelle grandi città con poco verde è difficile poi avere i luoghi per esercitarsi, però chi ha avuto la possibilità da bambino di avere uno spazio, un parco, ha giocato sicuramente a nascondersi dietro un albero e a cercare di colpire oppure di sparare con un fucile o un'arma giocattolo, il proprio compagno, insomma, un compagno di giochi. È un divertimento che
che viene a volte frainteso. Dicevamo di questi luoghi, quali sono i luoghi dove vi esercitate? Lo chiedo a Francesco Chianelli. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per averci invitato qua anche da parte mia. I luoghi in cui andiamo più spesso sono in particolare il campo di Grimaldi, che diciamo è suddiviso in una duplice ambientazione. Il campo innanzitutto è molto grande, si può dire che sia una vera e propria montagna messa a nostra disposizione. È comunale oppure è proprietà privata? No, è una proprietà privata. In particolare c'è un campo, un campetto diciamo, di training o allenamento in cui noi, diciamo, che noi utilizziamo per far impratichire, diciamo, far fare i primi passi alle persone che vengono la prima volta o si stanno avvicinando piano piano a questo magnifico sport. Il campo, come abbiamo detto, ha tutte le caratteristiche che questo sport richiede, quindi ci sono le trincee, ci sono diciamo tendoni dalle macchine messe qua e là un po' come rottami, e diciamo che l'ambientazione base in questo campo ci porta a fare una sorta di rubabandiera. E comunque per quello che ci dicono i ragazzi che vengono a giocare la prima volta, ma anche per i più esperti, è un campo veramente ben attrezzato che consente un vero divertimento. Invece poi c'è la parte più alta della montagna, diciamo la parte più un po' difficile, diciamo, dove ci sono veramente i cespugli, le spine, i dirupi a cui noi facciamo molta attenzione, perché la cosa più importante di questo sport è sempre la sicurezza, quindi la sicurezza al primo posto. Se fosse pericoloso non faremmo nessuna di queste cose, quindi potete stare tranquilli per chi si vuole avvicinare a questo sport. Quindi poi c'è questo campo più grande in cui facciamo spesso una sorta di attacco contro difesa, che è un campo molto, diciamo, fitto a livello di tipologia di bosco, e ci permette di poter provare al meglio le nostre caratteristiche, le nostre conoscenze, perché questo è uno sport, come diciamo a tutti quelli che ce lo chiedono, che fonde insieme sia il trekking, quindi le camminate in montagna, ma anche L'orientering l'orientering è molto importante. anche. Avete degli Infatti, attrezzi, dei navigatori anche? sì, abbiamo navigatore, il GPS, sappiamo orientarci con la bussola. Infatti, spesso nella nostra sede operativa facciamo dei corsi per Siete ex giovani appunto marmotte, dai. ex giovani marmotte, tipo, un po', non dico scout, Attrezzati. però siamo molto attrezzati. Chiedo a Amedeo Scarpelli se può farci vedere, perché non ho il preview a disposizione, ha qualche immagine dal demo del DVD presentato al CONI. Non abbiamo il preview in studio. Dicevi dell'orientering, appunto, Sì, è molto questa. importante soprattutto per quanto riguarda i tornei, come dicevamo prima. Ultimamente siamo stati ad un torneo a Salerno, che per me era la prima esperienza fuori dalla Calabria. Prima di questo avevamo fatto un altro torneo nostro interno, quindi io pratico questo sport da un anno circa. E subito ho avuto la fortuna di partecipare con Simone e con gli altri amici, li chiamo amici del club, perché siamo un gruppo di amici principalmente. Siete 18 voi Siamo dell'associazione. Chi è 18 stato il amici. primo? Simone Longo? Sì, il fondatore, sì. Io Il primo. Quanti anni fa? ho iniziato a fare questo sport 9 anni fa. 9 anni fa. Ne hai quanti? Scusa, posso chiederti? 29. 29, quindi a 20 anni. Softail perché? Il nome come. E sarebbe. Non, L'etimologia del nome, dico la verità, non so, perché comunque in America si chiamerebbe airsoft, inverto semplicemente le Ah. parole, sarebbe introdotto, sarebbe un'aria leggera, comunque qualcosa del Quindi genere. forse viene dai Dei proiettili. proiettili, sì. Comunque la potenza che hanno i nostri fucili davvero è limitata, un Minima giala, rispetto a minimo un quella giala, che si usa in altre nazioni, sì. dove si usa il proiettile con la vernice, Con la vernice, sì. Il che cosiddetto macchia, paint. quindi rende evidente che l'avversario è stato colpito. E invece in Italia bisogna attenersi al rispetto delle regole, e se uno viene attinto da un proiettile bisogna dichiararsi. Fondamentalmente è la regola base del nostro sport, per l'onestà. E già solo per quello, il nostro sport, questo dico, è il caso di rivalutarlo, perché se come regola base in uno sport a un ragazzo, anche un minorenne che si avvicina a questa disciplina, viene
gli viene insegnata come regola unica fondamentalmente nel nostro sport l'onestà, direi che è un buon passo avanti, anche una forma educativa forse per i ragazzi che si avvicinano al nostro sport. Riconoscere sì. La sconfitta in questo caso. Ma il colpito deve dichiararsi subito morto sì. Ed esce dal gioco, oppure ci sono vari gradi, il corpo proiettile che colpisce per esempio una parte vitale? Ci sono due modalità, un'altra si sta sviluppando adesso, che è la FTH, in cui chi viene colpito al braccio si deve fasciare il braccio piuttosto che alla gamba, eccetera. Dopo essere colpito la seconda volta, poi si deve bendare, deve andare un finto medico a rianimarlo, essere portato al campo base per poter tornare operativo al 100%. Insomma, è una vera e propria rappresentazione, sì, tra l'altro. Però è una modalità che noi non stiamo utilizzando, lo dico la verità, in quanto semplicemente chi viene colpito alza il fucile, si dichiara colpito, sta fermo, ma per non più di 5-10 minuti, quindi nei miei conti è un gioco molto attivo. Non si quindi sta... è una espulsione temporanea come avviene in alcuni sport, tipo l'hockey, il sì. Pallanuoto, poi si rientra in gioco quasi tutti subito. Gli effetti. Magari fosse così pure nelle guerre, non avremmo le perdite. E, per quanto riguarda i campionati regionali che inizieranno domenica, sì. Voi sapete già chi è il vostro avversario, diciamo? Sì, il campionato regionale è stato organizzato dal GAS, Gruppi Autonomi Softair, ed è organizzato da in due fazioni, diciamo. Una Est e una Ovest Calabria, quella Est composta da 5 club, quella Ovest idem. Bello già questa cosa che è diviso fra Est e Ovest e non fra Nord e Sud, no, quindi la prima differenza rispetto ai soliti gironi. Abbiamo visto le immagini, lì eravate Grimaldi? Sì, eravamo di Grimaldi. C'è un casolare pure dove voi fate irruzione. Ci sono diversi casolari. Ho visto il demo, quella è la parte più bella. Che la parte più bella, sì. Quando si entra un po', proprio in questi giorni è stato inevitabile pensare anche all'azione di questo comando che è entrato in questo bunker di Osama Bin Laden, insomma, questo comando di eroi che ha avuto il merito in 40 minuti di riuscire a capovolgere una situazione che durava ormai da 10 anni. È molto interessante, anche lì ci sono stati degli studi di orientering, evidentemente. Sì, certamente. Si è capito qual era il posto migliore da dove attaccare, chiaramente con altri mezzi. E quante squadre parteciperanno al campionato regionale? 10 squadre in totale. 10 squadre. Squadre, le 5 del girone Ovest stanno organizzando la prima tappa, quindi in difesa troveremo tutte e 5 le squadre della fazione, tra virgolette, Ovest. E noi 5 della fazione Est andremo ad attaccare, a conquistare i vari obiettivi che loro ci hanno organizzato. Sarete insieme in 5? No, ciascuno della fazione Est per conto suo. Per conto suo? Sì. Per conto troverà suo. Ogni squadra organizza un obiettivo. Sì, però comunque voi tifate per le 5 Est, diciamo. No, in realtà no, abbiamo ottimi rapporti con entrambe le fazioni, cioè con entrambi i club. Ma alla fine non, il risultato non è poi composto dai risultati di ogni squadra? Sì, le prime 3 di ogni fazione passeranno alla seconda tappa e poi c'è un'altra eliminazione successiva per cui si parteciperà all'interregionale. I campi scelti per la fase regionale quali sono? Quelli messi a disposizione da uno dei club organizzatori. Uno solo dei club? Quindi non ci sarà il vostro di la prima tappa? Probabilmente sì, anche se abbiamo scelto ovviamente un campo di un club amico a Montalto per l'organizzazione della tappa nostra in difesa. Per quelli in attacco, domenica prossima saremo a Capocolonna. A Capocolonna? E che scenario c'è a Capocolonna? Non lo conoscete? È a sorpresa, no, non lo conosciamo noi. Sarà diversissimo dal vostro, sì, sì. Perché più marino, ci saranno meno ostacoli forse della vegetazione, una vegetazione diversa. Sbirciando qualche foto qua e là che ci hanno inviato. Una pineta forse? Ho visto che è abbastanza fitto come tipo di bosco, sì. Conosco la zona, mi sembra, insomma, avranno trovato... Stranamente abbastanza fitto. Stranamente l'ho trovato fitto, l'unico posto con la vegetazione fitta di Capocolonna. Però molto... È suggestivo però. E sarà anche un'occasione, domenica, di fare una bella gita in una zona archeologica, storica, ecco. Il tempo dovrebbe essere buono, quindi speriamo. Sarà un piacere anche per le vostre compagne che partecipano al Softair o non partecipano, accompagnarvi, questo per chiudere il cerchio sulla piacevolezza pure di andare a... Le ragazze spesso ci accompagnano, sì. Ci accompagnano. Come sono le ragazze del Softair? Per noi, per noi che pratichiamo questo sport è spettacolare, a chi non piacerebbe condividere una passione insieme alla propria compagna, insieme a una ragazza. Fanno squadra? Fanno squadra, sì. Sono anche più brave. All'eleganza della divisa? Certo, si pensavano di no all'inizio, invece sì, poi alla fine sì. Saranno anfibi con i tacchi a spillo, però no. Insomma, sono... Beh, insomma, è molto,
molto divertente. Abbiamo visto queste immagini, quanto ci avete messo per creare questo documentario? Che hai fatto fra l'altro bene, noi siamo esperti del mestiere e posso dire che è stato girato molto bene. L'hanno girato i ragazzi del WF Film, infatti colgo solo per ringraziarli. Le riprese sono durate ben 4 mesi, tra prove, comunque essendo il nostro comunque una passione, uno sport, ma è una passione, non un lavoro. Abbiamo dovuto girare di domenica, nel tempo perso, quando c'erano tutti disponibili tutti i ragazzi. Quindi sono stati 4 mesi di lavoro. Circa 9 domeniche sul campo di riprese, più altre 7-8 di riprese a video presso la sede. C'è una parte anche relativa alle papere, diciamo, la Sì. parte più. Raccontaci qualcosa di. Anzi, sentiamo con Francesco Chianelli qualcosa di simpatico che è avvenuto. Diciamo che il lungo lavoro è stato appagato non solo dal video, ma soprattutto dalle risate che ci ha procurato nel rivedere gli errori. E devo dire che gli errori che sono stati ripresi sono solo una piccolissima parte di quelli gravi gravi, diciamo, non sono stati ripresi che si è scaricata la batteria della telecamera a un certo momento. E già quello Quindi è già abbiamo quello. salvato la reputazione, se si può dire, da un certo punto di vista. Ma tipo qualcuno che è caduto, che è scivolato, che Sì, in questo. cespugli di spine, qualcuno che non abbiamo trovato più nella colonna, tante cose Questo è simpatiche. preoccupante, poi spero che l'abbiate recuperato. Sì, certamente, passi militari stravolti in passi di danza, cioè quando avrete modo di vedere il video ci sarà soltanto da ridere, verrà spontaneo, Sì, verrà sono proprio. arrivato anche a una spiegazione, c'era un intervento in cui si definiva tutti gli aspetti del software, poi mi riservo di vedere prossimamente anche la parte delle papere. Quali sono i rapporti con le vostre tre squadre, con le tre squadre che ci sono nella provincia di Cosenza? Immagino sono tre soltanto di Tre soltanto, software. sì. Ottimi Come sono? rapporti. Però non abbiamo modo di giocare spesso insieme perché giustamente ciascuna associazione ha i propri impegni. Da questa domenica abbiamo il campionato e dei club di Cosenza non partecipa nessuno delle due. Poi Ah, giustamente loro siete gli invece unici della provincia di Cosenza a che partecipare partecipano a questo a campionato questo GAS, campionato? mentre invece un'altra squadra di Cosenza partecipa a un altro tipo di campionato che è a livello sempre Ah, nazionale. Quindi nazionale. giustamente ciascuno ha i suoi impegni, avremo modo a breve di incontrarli nel periodo Anche estivo per uno dove... scambio e di anche... vedute, Sì, insomma. sì, sì. Loro praticano lo stesso sport più o meno con le vostre regole, oppure, Sì. dicevamo prima, la differenza fra il ferimento Le regole su base sono comuni a tutte quello. le associazioni, poi essendo un'associazione in quanto tale, ciascuna associazione la gestisce a modo suo. Ci può essere, non ripeto quello di Cosenza, questa è un'associazione che non accetta ragazzi minorenni piuttosto che non accetta ragazze al suo interno. Quindi, come le dicevo prima, ciascuno gestisce a modo suo e prende i propri impegni. Prende i propri impegni. Immagino che c'è anche un commercio, quindi un aspetto economico che riguarda gli esercizi commerciali che vendono le attrezzature. Quanto costa un abbigliamento? Vedete, sono veramente fatti bene, insomma, quindi la divisa. Ci sono dei negozi che si vendono per le città che vendono divise, appunto, e armi giocattolo. Noi compriamo quasi tutto da San Marino, come quasi tutti quelli che praticano il nostro sport, per una questione prettamente fiscale ed economica, semplicemente costano di meno le attrezzature. Però si può fare accedere anche a negozi qui in Certo, Calabria. sì. Non c'è qualcosa di specializzato? No, ancora no. Ancora no. Sul softair, c'è l'abbigliamento militare, ma non sul softair. Non soft, anche perché alla fine conti l'abbigliamento per il softair è abbigliamento È militare. abbigliamento militare. Le armi, sempre a San Marino, oppure Quasi. anche qui si possono No, trovare? anche qui a Cosenza si possono trovare, ci sono un paio di rivenditori che le hanno a disposizione. Il costo totale dell'attrezzatura può variare dai 100 euro a salire il fucile completo di tutto, la mimetica sui 30-40 euro, poi obbligatoria almeno per noi è la radio, quando giocando su spazi grandi è facile che più gruppi si dividano Quindi un per raggiungere. walkie-talkie con la frequenza. Una frequenza però, noi siamo la frequenza LPD, in modo tale da avere una gittata maggiore. E quella intorno ai 50 euro, quindi diciamo che con i 250 euro una persona fa l'attrezzatura completa e non deve fare non comprare nient'altro. Nient'altro poi. Per quanto riguarda le armi, che tipo di armi? Sono ad aria compressa? Sono armi ad aria compressa, sì, hanno un motorino all'interno che fa girare una cascata di ingranaggi che manda indietro e avanti un pistone. Hanno una potenza di un joule, limite di legge.
se li metti a leggere, no? Se non sono con sette armi, come abbiamo definito prima, sono con sette veri e propri giocattoli. Però naturalmente non devono avere il tappino rosso davanti perché altrimenti non potrebbe uscire il proiettile, quello. Vabbè, il tappino rosso è solo per la vendita. La legge Ah. italiana obbliga alla vendita del fucile col tappo rosso, ma non al trasporto, niente con l'utilizzo col tappo rosso, alla fine. Parlavamo invece degli altri proiettili, quelli che si usano al di fuori dal territorio nazionale, che sono con la vernice, che danno la possibilità di colpire, quindi di accertare il ferimento, però sono più potenti, quindi rischiano di far male. Sì, io posso dire di aver provato sulla mia pelle uno di quei proiettili, di quei pallini. Che dire pallini è un po' riduttivo perché sono veramente. Palloni, Sì, tipo diciamo la ometti verità. Kinder, per intenderci. Ho provato il paintball, si chiama. Ho provato questo paintball quando sono stato da ragazzo fuori dall'Italia. Ero con degli amici in Grecia, abbiamo trovato questo campo attrezzato, subito ci ha attirati e siamo andati a provare. Abbiamo giocato per 5 ore in un pomeriggio. Non dico quanto abbiamo speso perché veramente è stata una spesa anche molto più Dispendiosa. elevata rispetto alle spese del softair. E devo dire che ho avuto i segni, le botte vere e proprie sulle gambe per almeno un mese, Lividi, insomma, quindi sì. non auspicate un'introduzione in Italia di questo sistema. Vi accontentate dei vostri No, pallini? le protezioni sono diverse, Ah. anche rispetto all'anno scorso le protezioni sono diverse, sono delle vere e proprie bardature, Bardature. sì, cioè, a noi basta semplicemente una protezione per il viso, per gli occhi, per la bocca, per il resto anche se dovesse colpirti da vicino un pallino a 3-4 metri più che lasciarti il segno per un paio d'ore non fa. Ho capito. Beh, voi avete anche una grande necessità di grande fantasia, perché, per esempio, giocando sul campo di Grimaldi, bisogna poi inventarsi diverse scene, diverse missioni. Allora c'è anche un lavoro di testa, di cervello per chi è lo sceneggiatore a A turno. turno, sì. Chi è più bravo? Forse quello con più fantasia nell'associazione è un ragazzo che si chiama Alessandro. Sì, forse quello che ha più fantasia nell'associazione. Poi, bene o male, ripeto, quando giochiamo fra di noi, cerchiamo di fare un allenamento. La parte della storia, della missioncina, la saltiamo. Andiamo direttamente, come una squadra di calcio, a fare un allenamento specifico per imparare un determinato movimento, per imparare una determinata tattica. Poi le storie, è bello trovarle quando andiamo noi a partecipare ad un torneo. Perché comunque vuoi, non, come dicevo prima, vuoi o non vuoi, sei costretto a immedesimarti in quella storia. Quindi se ti trovi in un'ambientazione, come dicevo prima, che ne so, irachena o afghana, e gli organizzatori sono tutti vestiti con delle kepi in testa piuttosto che con un abito di tipo islamico, vuoi o non vuoi, ti immedesimi. Certo, per esempio la più bella storia che avete, la più bella missione che avete compiuto La ultimamente, più ce la bella vuoi forse è quella dove raccontare? abbiamo vinto un torneo di recente a Crotone, in cui c'era da catturare questo generale afghano, cercare di catturarlo vivo intanto. A Con il differenza mio. di Osama, insomma, che Ecco, ci hanno catturarlo pensato 2 volte, appena l'hanno vivo. visto. Era un torneo particolare perché iniziava di notte, quindi durava dalla notte fino al pomeriggio dopo. Siamo riusciti a catturarlo vivo insieme a Umberto Caligiuri, che è l'altro dirigente dell'associazione. E abbiamo dovuto sfiltrarlo, prenderlo fisicamente e portarlo fuori dall'azione di gioco dove sarebbe venuto poi un mezzo a recuperarlo durante il giorno, evitando le altre pattuglie che ci inseguivano. La cosa simpatica è stata che, sempre per quanto riguarda l'immedesimazione, che per scherzare, mentre camminavamo, gli ho detto vuoi un po' d'acqua? Lui, rispettando il ruolo, Ha parlato in afghano. mi ha detto lui non bevo acqua di infedeli. Ah. Quindi per lì ci ho riso su, però è stata una cosa quasi carina comunque, perché davvero ti ha fatto immedesimare in quel ruolo, sei immedesimato lui per primo nella sua parte. Questo gioco vi condiziona anche nei gusti, ossia vi piacciono i film militari con, che so, Platoon, Sì, ma è indifferente alla fine, indifferente. sì. Avete. Dipende perché comunque è ovvio che ci piacciono, però la differenza qual è? Un giocatore di software quando vede questo tipo di film, forse a me cosa le fa? Guardando le armi che si utilizzano, va a cercare di andare a riconoscere qual è il tipo di arma, oppure che tattica ha utilizzato per entrare di Insomma, irruzione è all'interno una visione scientifica di. quasi Sì, del film. però un film vale l'altro, quindi non abbiamo delle preferenze specifiche per questo tipo di film, no. Crotone quindi vi ha portato bene in quel Sì. caso. Adesso siete pronti per domenica, per questa sfida
a Isola Capo Rizzuto che non riuscite neanche a immaginare perché non conoscete, e anche questa è stata la bellezza della sorpresa di Certo. trovare un luogo nuovo. Che azioni vi aspettate? Potrebbe essere di questo genere afgano? La parte, non so come scenograficamente come l'avranno allestito. Da sentire gli organizzatori sarà comunque ardua, in quanto durerà, se saranno 6 ore di torneo, di 6 ore. missione, quindi essendo il nostro uno sport molto adrenalinico, 6 ore sotto tensione, ti portano alla fine che uno è sfinito. Fatemi sapere come va a Certo. finire. Appena recuperate le Ecco, forze, speriamo vogliamo. E poi di intravedere una ci coppa. rincontriamo. Sì, infatti, così. Adesso mancano 2 minuti al termine e parliamo invece dello sport che io preferisco. Perché quando ero piccolo, quando potevo, giocavo alla guerra, però. Il calcio era ed è la mia passione. La partita del cuore è la simbiosi esatta fra lo sport e la solidarietà. Quadrangolare con la rappresentativa Rotaract rende Cosenza, Liceo Classico Statale Gioacchino da Fiore, l'Istituto Tecnico Commerciale Cosentino, la rappresentativa LAIRC, Comitato Giovani Calabria. Il 7 maggio alle ore 9 al